Ma soprattutto sei alla webcam, non devi pigiarci sopra. Molto bene, io stavo cercando di premere tutto per far partire la live, poi invece me l'ha fatta. Guarda che devi cliccare sul mouse, Andrea. L'uomo che cliccava oltre finora. Andrea, sei un fottuto intelligente. Dovete capire che è per questo che non ci si deve drogare. Sappiate. E prima o poi qualcuno farà il bidet con la vostra faccia. Ma comunque, non starebbe male lui, versione donna. Infatti non ha un cazzo di senso, ma andiamo avanti. Dai. Vabbè. Comunque, andiamo a vedere un po' di troiai. Andiamo a vedere le cose ora, la gente che c'ha da, ovviamente, gente che sta criticando il gioco. Ecco, perché... la guida con i Wukong è troppo di... Ragazzi, allora, questo lo facciamo partire, adesso vi facciamo vedere la schermata. Allora, quando voi acquistate un gioco del genere, come quando andate a giocare un qualsiasi gioco di From Software, un qualsiasi puzzle game, uno strategico, gli action, quelli sono variabili, come in questo caso, ma in questo caso è un action che basa la sua parte di gameplay proprio unicamente, ripeto, unicamente sull'affrontare sfide, perché comunque sotto questo punto di vista non è un Souls, ma sposa la filosofia Souls, dove la ricompensa al giocatore è l'aver aver affrontato e superato una sfida. Io, ragazzi, ho sentito delle persone un po' bambini speciali, insomma, questo gioco. Uno che critica il gioco giustamente per l'ottimizzazione, che dice ho una 4080 e non mi gira, che ora, ragazzi, io ve lo ridico per l'ennesima volta, stappatevi quelle orecchie. Non basta avere la scheda video più potente in circolazione per dire ok, mi girano tutti i giochi. Sappiate che il PC non è composto solo dalla GPU, ovvero il reparto anche grafico. Anche se... No, ma non è solo... No, nel senso, anche se ultimamente, diciamo, la mentalità che ci hanno dietro quelle delle GPU è renderlo sempre più autonomo e distaccato anche dalla GPU. Sì, no, ma perché voglio creare processori a parte, no, processori dentro le GPU per snellire la parte della CPU, perché vi svelo, ragazzi. Allora, la scheda video fa esattamente quello, vi va a processare gli input grafici, quali le luci, le ombre, le texture, bene. Ma i caricamenti, tutto il sistema di matematico che c'è all'interno del codice di un videogioco, le intelligenze artificiali, quando tu colpisci tutto quell'effetto paranumerico che si è creato sommando diversi tipi di abilità, equipaggiamento, ragazzi, quello va tutto sul processore. Quindi, se il più delle volte, quando un gioco ti crasha, non è detto perché è la scheda video, ma probabilmente potrebbe essere anche che è una scheda madre, un processore che fa cagare la merda, e quindi va a intasarsi, come si chiama, il PC non riesce a calcolare tutto, e come c'ha di, come si chiama, salvaguardia di un PC, quando succede questo, il PC direttamente si specchia per evitare casini. Poi, che so che comunque questo
ha degli enormi problemi su PC che io ancora oggi, ragazzi, io non so come cazzo è possibile. Sul PC abbiamo schede video dell'ATI, dell'NVIDIA, con processori adibiti per e sistemi di intelligenza artificiale hardware per andare a snellire, rendere più leggeri e quindi più fluidi i giochi, e pur avendo tutte queste tecnologie, le software house sono tutte completamente incompetenti nel creare delle buone versioni ottimizzate per PC. Come cazzo è possibile? Cioè, avete il peggio hardware del cacciavite, il DLSS, l'NVIDIA Sampling, poi tutta la controparte dell'ATI, scusatemi, non conosco il nome, quindi non voglio dire stronza, ma c'è tutta la controparte dell'ATI, che c'ha la stessa cosa del DLSS e l'NVIDIA Sampling. Poi c'è addirittura quello dell'NVIDIA, c'è anche quello che mi aiuta a bilanciare tutto per mantenere gli FPS più stabili possibili. Ragazzi, c'è tutta questa mole di roba, ma puttana troia, quando lo vai ad attivare il gioco va peggio. Come cazzo ci riescono? Cioè, a sto punto comincio a sospettare che siete le software house che vanno a fare ottimizzazioni ormai sono incompetenti. Va bene, buonasera. O semplicemente c'è le software house, cioè le industrie delle console pagano di più e quindi fate le versioni PC di merda appositamente, perché a sto punto viene... Oddio, ultimamente neanche le versioni console, Sì, tra l'altro. Perché si stanno avvicinando sempre di più al PC con le console. Allora, Dragon Ball Sparking avrà una demo sul PC? Non ce ne frega un cazzo. Ah, che poi ho visto questa anche un'altra cosa. Questo sarà amato dalle VTuber. Sì, che puoi fare la VTuber con quello, perché esatto. Ti prende... Esatto. Ma proprio tutto, cioè letteralmente anche quando fai... Prende tutto, cioè io... Vabbè. Andrea, in Zoe, io continuo a dire... che per quanto mi riguarda ha fatto jackpot, perché The Sims, chi gestisce il brand The Sims ovvero è un cane, perché non è più di Maxis, ragazzi. Maxis l'ha chiusa con la geniaccia di Electronic Arts. È un cane, perché nell'epoca dei social media, dei social network, tu avevi tra le mani praticamente il più potente social network tridimensionale mai esistito, e tu l'unica cosa che sei riuscito a fare è l'ultimo The Sims, che è esattamente lo stesso The Sims di sempre, solo con una grafica un po' più pulita. Cazzo, potevi fare letteralmente il social media. E infatti ci ha apprezzato in Zoe. E infatti in Zoe ha fatto semplicemente la cosa più stupida, fa: ma scusami, ma è un simulatore, cioè io devo fare un gioco che è un simulatore di vita, e che cazzo lo devo fare single player? Che senso ha? Infatti, la cosa, cioè mentalmente la cosa più stupida che tu puoi fare, cioè proprio più stupida, perché ma nemmeno Animal Crossing è single player ormai, cioè ormai tutti, cioè c'è il multiplayer dove tutti sono nell'isola di tutti, no, tutti, tu hai fatto un gioco single player, quanto puoi essere deficiente? Domanda. Cioè, anche perché fai letteralmente il tuo avatar qui e loro ragazzi, hanno colpito bene, perché hanno questo fatto... è l'idea di questa era l'idea di Meta, esatto. Allora e non mi stupirebbe che sotto quelli di Inzoi realtà ci sia anche proprio quelli della Maxis, gli ex della Maxis. No, se aspetta ti devi fare del male. Quelli di Meta, ok. Quelli di Meta io la comprerebbero più che se siete pronti. Anzi, più che altro mio fratello è pronto, guarda, ma... è un combattimento di alto livello. Mm-hmm. Ah, a parte che l'inventario, porca miseria. Sono ritornato a quello di Dragon Age 2. No, guarda, è quello di Inquisition. Che di Dragon Age 2. Che Filippo fosse anche stato, ma anche se c'è l'inventario con 4 oggetti. Perché? No, perché sferografia ovunque. Io giuro che se trovo lo stronzo che ha inventato la sferografia, giuro lo scopo nel culo. E poi vorrei anche un attimino dire a mio fratello, no? Cioè, anzi, più che altro a ragazzi, ma questo non dovrebbe essere un GDR e non un action? Sì. No. Ma io penso che GDR, quello non, questo non lo è più da un pezzo. O meglio, momento, è GDR nelle intenzioni,
po' meno nei fatti. Perché per esempio in Inquisition, no, Inquisition Action, no, tutto. Perché il tuo personaggio ha talmente tanto poca manovra di, cioè, vabbè, quello che devi selezionare i tuoi compagni e se sistemare le cose, ok, quello so. Però, allora, le art sono fichissime. Il problema è... Ma poi, questo è gameplay di alto livello. Ti ho fatto vedere le skill. Allora, vabbè, questo sì, l'abbiamo... Vabbè, lo faccio vedere comunque, questo sì, l'avevo già visto. Cioè, addirittura un italiano l'aveva fatto una cosa fichissima del genere. Quella della... Ah, quello che... Bloodborne, che l'aveva fatto davvero. Io, ragazzi, tutte le volte, come quando mi ci picchio io... O vi informate o semplicemente fate come si faceva quando si era piccoli noi, ragazzi, per i videogiochi. Impari. E quando eravamo piccoli non c'erano le guide su internet. E massimo c'avevi i compagni di classe che se ci giocavano anche loro ti prendevano per il culo perché non ci riuscivi. Quindi avevi due alternative. O non ci giocavi o imparavi a giocarci. E spesso volentieri optavi per la seconda perché se i tuoi genitori non potevano comprarti 850 giochi. No, è che sto leggendo due notizie più in basso e la trovo in Series X, lo so, non ho Dying Light. Ci sono novità da Techland. L'ultima edition verrà rimossa dagli store. Sono contento per me. Non... Voglio sapere perché. No, più che altro è che... Allora, mentre stavamo sviluppando Dying Light, The Beast ha superato il suo scopo originale. Qui il team si riferisce a Dying Light 2 Stay Human Ultimate Edition. Ora stiamo realizzando un'avventura standalone invece di un semplice DLC. Onoreremo la promessa fatta ai nostri sostenitori di lunga data e consegneremo Dying Light The Beast ai possessori della Ultimate senza costi aggiuntivi. Ah, ok. Il 30 settembre rimuoveremo la Ultimate Edition e l'upgrade alla Ultimate Edition di Dying Light 2 Stay Human su tutte le piattaforme. No, allora, praticamente cos'è successo? Presente, è tipo quello che hanno fatto successo per Borderlands 2, ovvero che Borderlands 2 magari ha preso la prima season e la roba c'è, la season, la roba c'è, magari poi esce il pacchetto Ultimate con la terza season, dato che poi loro fanno, però questo DLC lo facciamo diventare uno standalone, il pre-sequel, e quindi loro cosa fanno? Ok, a te che hai comprato la Ultimate, ti diamo il pre-sequel gratis. Ma la versione Ultimate dall'e-store li togliamo perché letteralmente la Season 3 non esiste. Ah, okay. Quindi è inutile tenere. Quindi rifaranno un pacchetto. O aspetteranno di far uscire le Beast e faranno un pacchetto. Sì, esatto. Ultimate, ok. 5 miglior trailer visto all'Open Night. Allora, okay. Di Borderlands 4. Ragazzi, cioè, mi bello tagliati. Per me, cioè, allora, bello per me. Borderlands, che... Sparking, ma vaffanculo. Cioè. Meglio quello di Mafia, quantomeno si è visto qualcosa, quello di Borderlands 4, cioè, come definire un buon trailer. La verità scomoda dell'industria secondo un ex di BioWare. Cioè, qualcosa che ti dici? Fare i soldi è la tua unica ragione di vita. Vedere tutto come un hobby inizialmente senza pensare ai soldi. No, ma perché ragazzi, il sistema dei videogiochi adesso parte subito che è un'industria. Ormai è diventata un'industria e la gente si è messa in testa che... Fare videogioco è esattamente come fare una supercar o oggetti di lusso. Raga, i videogiochi in primis sono hobby. E i videogiochi, perché una volta andavano, ripetetelo tutto in me. Lo so che ragazzi può sembrare una cosa stupida, per quanto poi si stiano ingranditi, ma Nintendo, Sega un po' meno. Ma arte case videoludiche che ovviamente volevano monetizzarci, raga. Da quello che so, fino a questo momento per vivere serve sempre quella cosa che si chiama denaro. Poi, se cambierà più avanti, non lo so. E quindi, se tu crei qualcosa e lo metti in un mercato, soprattutto quando sono un'industria americana dove gli viene iniettato nella testa il capitalismo, tu lo fai anche per fare soldi. Ma dov'era quel trick che rendeva più affascinanti? Non diciamo che i giochi adesso fanno cagare, perché non è vero. Ma rendevano più affascinanti e sentivi di aver preso qualcosa che era... votato a sorprenderti e farti giocare rispetto a molti dei giochi di adesso che si vede palesemente che sono un pacchetto da venderti perché vogliono i tuoi soldi. Era che prima i videogiochi paradossalmente erano fatti da nerd per i nerd, non da un'industria per
il pubblico. Viene fatto mai spesso volentieri un prodotto che deve votarsi a prendere più gente possibile. Bene. Ma oggi come oggi, io purtroppo sono dell'idea del contrario. Puntare a un gioco che prende un pubblico vasto è letteralmente ammazzare quel gioco. Ma come devi fare, dovreste fare tanta gente? Ragazzi, il pubblico è diventato così enorme e variegato che puntare al tutto è un suicidio commerciale. Esatto. Oggi come oggi dovete puntare alla vostra nicchia. Sei un gioco action souls like, non te ne sbatte un cazzo dei casual. Tu vuoi gli hardcore gamer che entrino e sanno che avranno una sfida per mostrare di avere il cazzo duro. Del resto, se ti arriva il tipo è difficile, mettete livelli di difficoltà, te li rispondi vaffanculo, vai a giocare altro, ci sono altri action. Se io faccio un source like, io voglio un pubblico preciso. Se io faccio una RPG, voglio dei pubblici precisi. Ad esempio, perché Diablo 4 è fallimentare? Perché ha puntato ai casual. Ha puntato al... scusatemi, non solo ai casual, ritiro. Perché così generalizzare. Ha puntato alla massa. Ma quale massa? Tutti i giocatori? No, perché tanto quelli che te le manderanno avanti sono i veri casual, che poi sono i giocatori che gli piace il genere, ma vuole semplicemente giocare senza rompersi i coglioni. Gli amanti del genere, che... oh, scusate, anzi qui rettifico. O gli amanti del genere, che possono dividersi in due parti. E quelli un po' più casual degli amanti del genere, vero? Noi, ci piace giocare senza romperci troppo il cazzo. E gli hardcore gamer, la parte hardcore, che poi gli piace andare dentro, cercare a modo nel codice, guardare più intrecci possibile per trovare quella combinazione che gli permetta di essere top. Va bene, ma quelli devi puntare. Diablo 4 perché non funziona? Perché ha pensato al bambino nutelloso che gioca alla PlayStation. Che cazzo lo vuole quel pubblico? Avete trasformato Diablo 4 tra pochino in un gioco che passa dal essere giocato con gomiti, improvvisamente si ricorda essere di RPG e quindi non ci giochi più. No, allora o me lo fai a RPG come hanno fatto quelli di Last Epoch, che è una parabola che va crescendo di difficoltà, o fai letteralmente quelli di Path of Exile, che poi anche Path of Exile anche lì possiamo parlare, perché parti i primi quattro capitoli che le fai con gomiti volendo, poi improvvisamente il gioco fa, sai che c'è. Secondo me, allora, hai capito come funziona la base, perché i primi quattro capitoli sono i tutorial. Bene, ora, se non giochi veramente a modo, ti prendo, ti metto a caprina e ti dico, guarda, lascia perdere, disinstalla e vai a giocare, vai a giocare con la Lego. Ma ci sta quello, ma perché lui, ma anche Path of Exile, io non gli posso dire niente, perché lui nella sua testa e il suo pubblico ce l'ha. Lui crea il gioco per il suo pubblico. Non mi posso incazzare perché non riesco a giocarci. Ma gli posso dire che sbaglia? No, perché fa bene. Fa bene. Quelli di Last Epoch hanno pensato il loro pubblico, che deve essere quel giocatori, i giocatori di RPG in generale, quindi la parte casual e la parte hardcore. E poi c'è Diablo 4. Diablo 4, raga, Diablo 4 per me non ha senso. Okay. Diablo 4 passa ad essere un gioco letteralmente che si gioca con gomiti. La parte hardcore pensata dall'hardcore, dicendo guarda, questa è Blizzard, fa ragazzi, allora noi facciamo un gioco che è per senza mani, che si gioca da solo anche se ti metti due pezzi, poi a un certo punto, siccome bisogna far godere gli hardcore, da un certo punto diventa ultra difficile, quindi sono andate a vedere la roba degli hardcore, quindi a lamentare il loro ego perché tutti utilizzano la loro build, non potete giocare. Io oggi Diablo 2 non era un gioco facile per niente, era un gioco che comunque ti mettevi, capivi, e anche ai tuoi livelli alti di difficoltà ci arrivavi. Diablo 3, prima anche del reworking, inferno, tirando bestemmie e madonne, ma riuscendo a mettere qualcosa qua e là,
arrivavi, ora ragazzi non se ne parla, ora direttamente c'è, cioè, direttamente Blizzard che ti viene a casa, fa guarda, allora metti quello, oh, ok, aspetta, no, guarda, gioco io, tu guarda, guardami me che gioco, ok, guarda, t'ho finito, tieni, Diablo 3 mai è diventato bello, tanto ti metti gli oggettini verdi, è finito, non c'è neanche bisogno di pensare, perché tanto fa tutto per te Blizzard, o addirittura apri la classifica e fai, ok, lui si è messo questo, ma perché la metti? Ti mettitelo. E infatti per me Diablo 3, il rework di Diablo 3 sì, l'ha riportato in auge, ma ha creato un bacino di utenza che vuole tutto e subito, e questo è il problema, e il problema è questo, che i videogiocatori, che l'industria da adesso, ci sono solo ormai gli indie che fanno veramente il discorso, io voglio quella nicchia, mi interessa solo quella nicchia. Le software house grosse fanno, ok, prendiamo tutti, ma sei sicuro che questa è via tutti? No, perché purtroppo, che secondo me la vera morte del gaming è derivante dai triple e quadruple. Ah, sì, non cercare di accontentare tutti, creano sì, probabilmente giochi video. Infatti Diablo 4 ormai sta diventando anch'esso un polpettone che fa, c'ha delle ottime idee e poi si caga nei pantaloni, perché fa, abbiamo fatto il rebuilder, adesso diventa tutto più divertente. E finché non arrivi a determinati step, dopo un po' ti fa, ok, li vuoi fare? Vai a guardare la roba su Maxlow o sui siti per vedere come si fanno le build. Ma avevi detto che potevo farlo? Ho detto, vai a guardare sui siti. Io mi sono messo a farlo. Ora probabilmente ho sperimentato e ho capito che il burning non va, perché fa dei tic veramente insolenti. Infatti non a caso, insulti, infatti non a caso anche il burning, beh, ve lo faccio vedere. Maxlor. Se andate a vedere, vi faccio vedere la tier list endgame. Se andiamo a vedere del mago, Fireball, che questo comunque, ma anche la Firebolt mi sa che non usa, non usa il ba, ma mi piglia per il culo. Ah, devo fare così, non usa il burning. Fai vedere, allora c'è l'elementarista, infatti quello che, ok, destruction, quello del critical, torch, no, anche questo usa il burning. Questo, vabbè, quello che se, ok, tasti sono, questo lo uso anch'io, questo lo uso anch'io, e la barrier, ma ecco, ma comunque non è così efficace, perché ragazzi è un grado A, perché arrivi fino a un certo punto, e vorrei farvi notare che già questo, per farlo girare servono 2 mitici, 2 cazzo di mitici, cioè questa è la base, questo è è quello che dovresti avere di base, cioè non c'è poi le varianti, no, cioè ragazzi, vi rendete conto, per avere qualcosa di decente devi avere 2 mitici, 1, 2, 3 e 3 unici per far girare col burning. Ma poi vedi, perché c'è firewall, che è quello che te ce lo butti addosso, perché questo fa comunque un bel po' di tick, cioè devi andare a prendere della roba che è fuori di testa per avere Bardi, e comunque con 2 mitici è sì un grado S, ma è qui sotto sotto il burning, cioè o trovi un sistema, vabbè il firewall questa addirittura si è abbassata, le meteor, ma anche questo va sul fire, cioè non funziona, fa troppi pochi tick, quindi cioè io ragazzi oggi ho basato poi tutta una build questa stagione sul burn e non fa abbastanza tick. E io comunque facevo a tick dai, è pochissimo per arrivato, e arrivavo a fare comunque con tutti i moltiplicatori portati su a cazzate varie soltanto fino a un massimo mi pare di 4 milioni, e mi viene, ma è tanto? No, è poco. Quando c'è altra roba che a tick fai dai, fai miliardi a tick. Tick vuol dire, fate conto, danno per second, poi tipo vi dice in 3 secondi tu fai un tot di danno, fai conto 100, quindi voi dovete prendere quei 100 danni
e dividerle per tick, cioè per quei 3 secondi, vedi, divide quelle sono quanti tick fa, e fai conto che se in totale tu metti che fai tipo 80 bilioni, tu vuol dire che per tick vai a fare miliardi. Quindi ogni numerino che vedi scrollare dal numero sono miliardi che partono con, semplicemente colpendo. Che poi è anche moltiplicativo quello, tra l'altro. Quindi vabbè. Rimboom Bombing, Steam alza la guardia, solo recensioni utili saranno pubblicate. Brava, perché Review Bombing ha rotto il cazzo, perché ora la state utilizzando molte volte anche a cazzo di cane. Allora, Review Bombing va bene se effettivamente è fatto con criteri, alcune volte è giusto che noi consumatori facciamo sentire, ma spesso e volentieri le fate anche per troiate. Quali giochi escono per PC a settembre 2024? No, un po', dai. E God of War? Vabbè, si muore di lato, no? Sì, God of War, Final Fantasy... questo è carino, quello che l'hanno rifatto in 3D, te lo ricordi? Come si chiama, Tony? E già, Vittorio di Retorder, questo lo potresti giocare solo per divertimento, probabilmente. E Saturni? Satisfactory? Poi non è che le conosco tutti. No, serie. Ah, sì, vero. Frostpunk 2. Gridfall 2. Lollipop c'è sempre un repop che l'abbiamo visto che è una merda. Ah, Starfield già a settembre. Alla fine. Sì, ma non lo giochiamo, visto che praticamente poi a ottobre esce... Cosa, non mi ricordo quando di preciso, a ottobre. Ma poi non ci sarebbe una partita, bisognerebbe rifarlo da capo. Non l'avevi lasciata te salvata sul tuo, quello che giocavi te di là. Non credo proprio. Credo. Può guardare, poi vabbè, si guarda. Anche se devo essere sincero, Starfield mi ha fatto cagare. Però dovremmo giocarla, anche perché secondo quello che ha detto Blizzard. Starfield, il viaggio spaziale col Doomguy. Va bene. Questa è carina come idea, ma no? E questo, io ragazzi, questo, perché? Perché? Oddio, no, andiamo a vedere. Ma non viene neanche più poi. Il cosplay, bellissimo. Tesla, però, Whisker, Winter uscirà nel 2025 con l'ultima unità del team. Numeri da capogiro, sì, ma questi numeri qui vi ricordo che l'ha fatta anche Palward, anche molto di più Palward. Gamescom del 94, Triumph di Monster Hunter Wild, questo mi sa che era roba di ieri. Sì, e anche lì, raga, dove schermo maschera, e anche veramente ci stavo pensando oggi con Mirko, che mi ci ha fatto riflettere su questa cosa di Diablo 4. Cioè, Diablo 4 alla fine, sapete perché a un certo punto quantomeno a me mi annoia e mi comincia a stare sul cazzo? Non perché probabilmente anch'io non ho capito determinate meccaniche, ma che mi sembra che piano piano Diablo 4 stia tornando a essere il 3, ma facendo finta di non esserlo. E questa cosa mi fa incazzare, perché gli avete sparato merda come se non ci fosse un domani su Diablo 3. È il migliore di Diablo? No. Il gameplay è stato semplificato fino all'osso? Sì. Però raga, allora, quello che mi dà fastidio è come tu avete sparato merda voi di Blizzard sul 3, il 4 non sarà mai il 3, ripartiremo dal 2, sarà come il 2. Però io sto notando che tutta la roba che ci state mettendo nuova, anche tutta la roba che abbiamo visto che dovrà uscire nell'espansione, è letteralmente presa una a una da Diablo 3. Quindi la mia domanda, allora, o a sto punto la fate letteralmente come Diablo 3, la fate letteralmente come Diablo 3, quindi a sto punto semplificate tutto,
Oh, se volete. Questa è una canzone per lo stupido uccello di Mordecai. Fanculo. Sarebbe stato divertente prima. Fai silenzio. Tutto niente. Comunque, penso, o lo fai completamente come Diablo 3 e fanculo. O stavolta cominciate un po' a ragionarci qualcosa su giochi, perché non è possibile trovare, come al solito, disparità tra classi a livelli stratosferici. Cosa vuol dire che la run... Mirko, la run della mia memoria si è esaurita. In che senso Borderlands mi ha dato problemi di RAM? Mirko? Come videogioco è un errore del videogioco? Avvio, questo gioco è già in esecuzione. Ah. Effettivamente mi dice che è già in esecuzione. Termine attività. Ma che cazzo? Mirko, no, io sono preoccupato. Mi ha mandato un messaggio con scritto la tua memoria RAM è insufficiente. Infatti, mi avevi sfumulato giovane. Ma mi ha buttato fuori, ma per il PC il gioco era sempre in esecuzione. Perché probabilmente si deve essere incartato il gioco e quindi praticamente ti stava mandando nuovo la RAM e il PC ha fatto no. Ok. Ma te ti è mai successo? È successo a te? Non con questo, ma è successo. Ok. Perché? Ah, te dici prima se si è incasinato per quello? No, anche se neanche me. E dai. Questa è una canzone per lo stupido uccello di Mordecai. Fanculo. Sarebbe stato divertente prima. Fai silenzio! Mirko continua a darmelo. Parliamo il manda Bolli. Tanto guarda se ti lascio. Eh sì, se fa come prima sì. Infatti me lo dà sempre attivo. Ma se ci clicchi sopra va. No, c'è scritto solo termina, apri percorso, cerca online. Intanto termina, capisco cosa sta succedendo. Guarda se te la risminchia con il... Sì, me l'ha rimessa in 2K 1080 fps, sì. Io odio gioco inattivo. No. Ambient occlusion, no. Profondità di campo, sì. Distanza poi a me alto, alto. Effetti physics. Non so cosa stia succedendo, ragazzi, davvero. Ora aspetta prima di entrare. Voglio vedere se funziona. Perché sennò è inutile.
Ragazzi, non so cosa sta succedendo. Sì, Simone, tra poco. Non so perché non va il gioco. E poi mi dice cosa della memoria. Tony, qui c'è tutto a posto. Ok. Video. Luminosità come al solito, scala interfaccia. Leggermente solo scuro. Cos'hai fatto? È entrato dentro perché? Massimo settore texture viene adattata quando una versione qualità superiore viene caricata. Ok, un po'. Io spero che non si sia incasinato per il messaggio di Jack. Ah, trovato. Questa è una canzone per lo stupido uccello di Mordecai. Spero che non mi sia buggato perché non ho fatto finire quest'osa. Sarebbe stato divertente prima. Fai silenzio! Perché me lo dà appena esco fuori. Scusami, per curiosità. Io vado qui. No, aspetta, perché riprovo a ritornare laggiù, perché non vorrei che si sia creato un bug per colpa del messaggio di Jack. Ah, il messaggio di Jack non c'è. Qui va bene. Ok, come entra ora? Non so che cosa cazzo è successo. Io continuo a dirgli lì da... chiama... mi dava problemi il coso di Jack. Dovevamo finire la quest. Dai. Perché mi sono ricordato che non è nuova questa cosa. Mi ricordo che una volta ci toccò anche buttarvi un intero personaggio. Oh. No, io mi ricordo che è già successo più volte, che alcune volte se non sarà finita a modo succedeva dei problemi. Vediamo se riusciamo a giocare. No, più che altro mi sembrerebbe strano che il PC non ce la fa a tenere qui. Tira piedi! Cosa diavolo stai fa? Accidenti! Sono invisibile! Questo è... tu... non posso! Tira piedi, dammi il 5! Oh, è giusto. Ah, giusto Mirko, devi venire qui. Ottimo. Ora Claptrap può farci attraversare il perimetro di sicurezza dell'angelo. Torna, forse sappiamo come superare il bunker. Non ho nuovi lavori per te. Il tuo entusiasmo è così. Perché l'ho dovuto fare io, Mirko. Adesso. È una pistola, anzi, un fucile Turg blu. Qui come al solito mi pianto, non so perché non mi faceva entrare. Perché l'ho presa? Perché sono il solito raffatutto. Ma un po' di... intanto finiamo anche lei. Essere molto divertenti, i dati che hai recuperato potrebbero contenere la chiave per fermare l'avvelenamento da scoria. Puoi sempre fidarti.
Ludwig, cazzo. Ricordi quella volta che avevano colpito Mordecai alla spalla e si è messo al riparo e ha lanciato Bloodwing a combattere da solo contro i banditi? Già. E Bloodwing non faceva che volare in cerchio senza attaccare nessuno. E Mordecai che gli urlava: cosa fai, codardo? Ammazzali tutti! Ragazzi, bla, bla, bla. Sapete questa cosa qui? Succedeva perché era anche un bug del primo. E ha ucciso tutti i banditi in mezzo secondo. Voleva che Mordecai lo vedesse. Voleva renderlo orgoglioso. E Mordecai era felice come uno skag nella scoria. Gli baciava il becco e gli grattava il collo. Il che sarebbe stato carino se Bloodwing non fosse stato coperto di interi. Ah, ma fai silenzio! Sono una persona cattiva. Povero Mordecai. Quale audio? Mi dispiace per Bloodwing, soldato. Anche a noi. C'è molto da fare se vogliamo raggiungere l'angelo e prendere la chiave della cripta. Porta questo biglietto a Thousand Cats. Consegnerai quel biglietto a un capo bandito conosciuto come re degli Slab. Faceva parte dei Crimson Rider. Già. Finché i suoi metodi non sono diventati troppo brutali. Già. Io dicevo che fare a pezzi gli ufficiali della Hyperion davanti ai loro cari non era un modo efficace di avere informazioni. Lui non era d'accordo. Comunque sia, mi deve un favore e può aiutarci a superare il bunker fuori dal Control Core Angel. Andiamo a incontrare qualcuno di una nostra vecchia conoscenza, vero Mirko? Cioè, prendo un mucchio di riso? Giochi. Ah. Cioè, non capivo perché volevi il riso. Che te pazzo. Ho una missione per te. Bloodwing è morto. Jack ha quasi aperto la cripta. Non so tu, ma io ho bisogno di bere qualcosa. O meglio, di bere tanto. Gli Odun che portano birra di Rack fuori dal Dust. Fai cadere i barilotti da uno dei loro runner e portameli. Va bene. In questo momento non riuscirei neanche a dirti di no, Mordecai. Chiamo Zed? Ah no, scusa. Le cripte saranno la rovina del pianeta. Ah, a proposito, è successa una cosa nuova. Di notizie fresche con no. Hunter Elquist. Hunter Elquist arriva. Truth Broadcasting. Oggi è un giorno di festa, abitanti di Pandora. Sì. L'uccello omicida. Guardate che figata che ci avevano messo. È stato ucciso in una sparatoria dopo che rappresentanti della Hyperion non sono riusciti a calmarne la furia omicida. Bloodwing era noto per accompagnarsi a un'inferiore controparte umana, il cecchino alcolizzato Mordecai. Oh, Madonna. L'uccello saranno esposti al museo naturale di Opportunity prima o poi nei prossimi mesi. Ah, prima o poi nei prossimi. Prima o poi, ok. Andiamo da scooter. Perché metti sono qui. Farei un. Te che dici non avremo mai, vero il culo di mentre siamo in live di beccare il personaggio, quello con la percentuale bassissima di spawn. Non credo proprio. L'ho detto dove sono. Poi direi che non ti è molto difficile capirlo aprendo la mappa. Perché che hai trovato? I tuoi piedi sono nell'asfalto, anche mia. Per pestare la carne. Mm.
Dica. Voglio scrivere una poesia d'amore per una pollastrella, Daisy. Ma mi serve ispirazione. Qualcosa per carburare, così la poesia farà carburare lei. Una roba di sesso. Usa questa macchina fotografica per scattare foto di cose interessanti che posso inserire nel poema. Ok. Macchina fotografica. Quanto vecchia? Cosa c'è scritto? Non guardare i negativi. Prendi tutte le riviste porno che trovi. Meglio avere un piano B. È pragmatico quantomeno. Allora ritorniamo però al qua. Gli ingegneri che lavorano nelle riserve Hyperion sono ancora vivi. Pensaci tu. Durante e visto che lì ho sentiti fare esperimenti su tre creature dure. Perché? Laila è libera. Ha rifatto un'altra volta da due. Un bagno di sangue per quello che hanno fatto a Bloodwing. Sarà tutto finito. Signor Mirko, la informo che tra poco ti dovremo spostare. Ok. Già, che almeno si guarda, anche se ci dà Tumba e Timon. E Timondu. No, è Pimombo. Tumba e Timon, tutte notte. Tu cosa devi fare? Ho capito. Tumba, Tumba e Timon. Odio in questi giochi quando devi fare delle zone vecchie e non ti danno più punti esperienza. È una cosa che mi dà un fastidio bestia. E no, almeno invece di uno mettete un minimo di qualche cos'altro. E poi quello che fa girare il cazzo, che non è che siamo poi così tanto più alto di livello. Cioè comunque vedi, loro sono 19-20, abbiamo solo 4 livelli di differenza. E in altri giochi non sarebbero poi così eccessivi, no? Ha bisogno di lanciarla addosso a me. Guarda che in teoria con la mod, cioè con la build che ho adesso non dovrei fare altro. Di lanciarmi la roba addosso. Lanciare granate, perché la cosa allucinante è che non avevi ucciso con le granate al 60% di probabilità che mi troppi con un'altra granata. Io posso andare, potrei andare avanti allo trance. Perché Mirko, tu non hai una granata. Hai una granata. Ma qua sì, di partita imminente, dove sei? È un aereo. Non c'è più. No! Guarda dove è cascato. Quell'altro è cascato qui sotto e i soldi sono rimasti sopra. Sì. Ripeto, tu per ora in questo mondo vivi con altro? Non c'è male. Le sentite la voce? Ah, se siete parte del gruppo A, non avvicinatevi alle creature. Se siete parte del gruppo B, avvicinatevi. Ah, dicevo, qua visto che sei riaperto. Ah, è vero, apri te, Mirko.
Perché devi sempre dire la stessa cosa? Guarda là, lascia le ridimo in giro, mio. Io non lo so. Via! Pronto? Da fare casino, CASI, no? Creature in libertà, inviate forze di sicurezza. Che è successo? Andate di lì, poi ti stanti... Quante ancora? Ok, queste dovrebbero essere sopravvissute tutte. Ok, e tre sono sopravvissute. Perfetto. Sì. Ma già così tante? Ok, andiamo al prossimo. Mirko sei un fottuto succhiasche. Comunque ripeto, secondo me sarà incasinato. Dove? Il problema tutto lì sta anche sempre di che livello è. Ma è allora è più basso di quello. Perché ti ricordo che noi purtroppo abbiamo tutte le armi, quelle di 21 oltre i 20 che si è beccato. Che trova tu, vai. Perché avevo appena avuto la perché papà, ho visto che mi era andato 11. Volevo provare e ho aperto la cassa, quella. Sì, quella dorata. Penso che oggetti. Dopo lì non me li poteva prendere. Ah. Ho pianto forte. E vabbè. Arriva. Però ti sto davanti. Yeah. Sei? Farà male. Non le do qui, sì. Già preso te? Ma è un duro. Fermati là. Era un duro. In realtà a me più che questo fa una bella granata interessante da storia. Vabbè, per quello sai, ripetiamo per l'ennesima volta e tutti i ragazzi insieme per quello cittini. Sì, certo, perché se poi così vado avanti ad ottranza, raga. Vedi, l'ha appena lanciata, boom, l'ha attaccata l'altra.
Abbiamo finito? La risposta è no. Ok, andiamo a aiutare quelli dentro. Ma arrivare, non c'è più fuori, praticamente. E in più, quindi potrei risparmiare molto sulle munizioni. Sì? Intanto si fa... No, infatti che uno è qui, Mirko. Infatti. Allora, si fa questo e poi si fa il cerchio. Che era quello che stavi dicendo te, vero? No, poi ce n'è un altro in fondo. No, è proprio in fondo, mi... Allora, io prendo una zona, te prendi l'altra. L'ho già fatto? Ok. Ok. Andiamo. Perché c'è un letto su. Allora, dunque. E quello che dà fastidio è che quello che vedete lì dietro. Anche qui guarda un po', ci dovrebbe essere. Io ho le creature, tu hai le armi. Facciamo un po' di soldi. Ok. Anche qui ci dovrebbe essere il coso. Come si chiama? Natural Thresh. Allora, Natural Thresh. Eccola qui. E anche qui c'è un simbolo della cripta che probabilmente. Guarda, una scimmia a tre teste. Bentornato, sì, sì. Bentornato, Simone. Oh. È solo un maledizio. E qui mi pare quello più rottore di palle è l'ultimo. Quando arriva lo scheggio duro. Ora, prima di iniziare, se non mi ricordo male, dovrebbe essere qui dentro. Ecco. Là. Più forte. Venga. Oh vabbè. Altri ci penso io. Se qualcuno della Hyperion chiede, questi sono appena trovati. Farà arrivato a metà strada. Sì. Yeah, oh. Per lo scrivere per la forma bella. Posso vedere? Ma questo è anche Genus, anche le percentuali. Basta, è stato interessante. È occhio la mia granata. Vedi. Ma al solito ripuliamo per evitare di fare troiai. Prende tutto e si vende su. Io ne ha. Non mi dà più. Io vedo tutte le banderuole, eccetera. Dove? O qua. Dove sei? Sto sparando, non c'è niente.
la bandiera Imperium. E io sto notando che ho molto meno dettagli perché. Probabilmente c'è una delle opzioni che ti fa. Fammi vedere qual è. Allora. Un video. Allora. Per alcuni tempi alti. Lontano. Dove? Da dove parte? Ok. Alti, alti lontano. Alto, alto, sì, sì. Sì. Ah, e non c'ho habit occlusion io, ad esempio, ma quello non penso. Forse le... vai, qual è? Effetto. Il suo ultimo effetti physics ce l'ho bassi io ce l'ho aspetta, non è una parte di paviere. Abbiamo preso tutto? Oh, venga. Oh, ma oh, oggi è il tuo compleanno, bel torneo, buon compleanno così. Potevi dirci questo. Potevi dircelo oggi. Happy birthday. Aspetta. Allora, c'ho di sfere e basta, happy birthday. Tanti auguri di Raffaella Carrà. Niente, non so se c'era qualcosa di divertente, ma... niente, ritiro tutto. Comunque, buon compleanno, Simone. Bravo che ce l'hai detto, perché tanto se dovevamo ricordarcelo da solo, fidati che anche probabilmente anche i nostri compleanni arriveremo a dimenticarcelo. Hai dato qualcosa? No, non c'è più, non ti faccio mettere copyright. Beh, hai tanti auguri a te. E vai col copyright. Comunque, la prossima volta che stai morendo dissanguato, pensa dottor Zed. Allora, ho sbagliato. L'ho già preso? Sì. Tanto non si senti. Come non si sentiva? No, l'abbiamo attaccato al microfono. Come non si sentiva? L'ho attaccato al microfono. Il bonde! Dacci dentro con la tenerezza! Yeah. Però non vale se ti incastri dentro, stupido. Ah, grazie a te Simone.
Scusa osservazione. Cosa? Come faccio a strizzarti il collo se non c'è? Non vedo mai. Tanto io prendo tutto, che tanto mi non piglia nulla. Un duro in vista! Un duro? Voilà. Ah, lui è super duro. Vediamo quanto dura. Ah. Ok. Vai. Pezzo. Sì, ma non ho capito neanche cosa mi ha colpito. Ah, perché c'era un altro. Ah, Skag. Super duro definitivo. Addirittura. Cazzo, non lo tiro neanche su comunque. Dove va? Ma non vale se sta là. Bello fuori. Andrea! Voi dite, con il fatto che le mie granate colpiscono ad aria, abbiamo fatto quello dei colpi critici. È vero? Ma ecco. Che pizza. Non lo so, ma io ho visto lanciare roba ovunque. Quindi anche l'altro. Pesta, uccidi. Ma deve andare per forza là sopra. Zero! Ah, guarda, un leggendario. Vabbè. Quello che hai già. Vabbè, siamo... hai la mia. No. Attaccati al cazzo. Allora, dov'è? Qui, da fuoco, Mariman. Ok. Sì, ma di 18 sono bassi, devono essere da 20 in no, poco. Vai, ragazzi, non è proprio quello che ho usato per te. Perché? Perché ho fatto anni. Comunque è male, sì, ma io c'ho quella di scuola, quindi. Ah, cazzo, sono la priorità di fuoco. Cioè, un pochino tutto per il resto, ma... Allora... Ma tanto ho una sfida, non so perché. Sono le lope! E mica non mi dice niente! Maledetto! Ehi, sono maledetto Bulapetto! Ah, vieni di qua e vieni a chiudere questo. Ehi, benvenuti su Pastori di Gepard. Oggi parleremo della pecora Carasciau, che oggi ha deciso di dedicarsi a Gameplay e che lei. Ehi, Moxie sarà molto contenta del risultato. Ora diventerò di 21 come lui. Se hai i soldi, salverò la tua vita. Questa roba è sempre una merda. Ti rimetterò in sesto ogni volta che serve. Benvenuto nel mio umile negozio. Non è possibile, solo merda. Tutta merda.
a merda. Ma tu è bello crei. Tanto Andrea lo metto qua. E io vado a vedere le mie pecore. Si mangia. Mangia il più. Tanto che ce l'ho due. Ok. Piacerebbe essere sovraccarico di soldi, guarda. A voi vi piacerebbe essere sovraccarico di soldi? Dov'è il pulsante? No, avanti al pulsante, guarda. Ho fatto il giro a 360 gradi. Continuo a segnarmene uno, ma non lo vedo io. Che? Mico, mi sa che se ne è buggato uno. Ah, che se non lo... Che non so dov'è. Vedi, lo segna... È là sopra. L'hai visto? Dov'è? Ma lo vedi te? Lo vedi? Ah sì. Sugli animali se cercano di uccidere. Verità, mi vuoi bene? No, che se riuscivo a vederlo potevo prenderlo anch'io, ma non l'ho visto. I bulli mongorocciosi, ragazzi, fanno parte della difficoltà dopo. Per altre cose. Adatto, era anche un duro! È un bully wong qualsiasi. È un bully wong mico, ci pensa lui, tanto che è fortissimo. Non le lanci più le granate? Eh? Le granate non le lanci più? Anche qui. I dannati colosi non ti sbraneranno. Questo non ti piacerà. Solo un altro po', puoi farcela. Dai Mirko, non mollare. Avevo capito, occhio all'anale.
E niente. Ma che te vuoi farli di patriota? Lo strapon di patriota? Ok, e anche round 3 complete. No, non è possibile. Non è possibile. Stai dicendo il menzogno. Sono passato anche a livello. Lei sta pronunziando Mendacio. Quanti. Ok. Ma già vero dove vende. Se non sei morto, ti mantengo in questo stato. Ah, questo c'è uno scudo blu, se tinte viola. Però è quello con del potenziamento scudo. No, me l'ha rifatto Mirko. Mirko, vieni un po' a vedere. A video memory? Cosa vuol dire video memory? E incomincio a preoccuparmi, ragazzi. Scusatemi, voglio fare un controllo. Guarda, viene... rimane anche sopra. Scusate. Allora, video, ah, video memory. Sì, ma se viene utilizzato il messaggio in memoria video insufficiente durante il tentativo di colorare le risorse del render, assicurati che la tua scheda video abbia la memoria minima richiesta. E chiudere altre cose in applicazione. Tutto chiuso, c'è solo... Forse sì. Infatti. Ma poi cazzo, abbiamo giocato tutto il giorno in streaming con Diablo 4, dove ci avevo aperto 750 cose. Io non sto capendo. Proviamo, aspetta, proviamo a ottimizzarlo con quello di Nvidia. No, non sto capendo, ragazzi, cosa sta succedendo. Ah, giusto. 1080. Applica. Yeah. Ah, già. Perché poi proprio ti dice che neanche te lo... No, questo deve essere un bug o qualcosa. Cioè, io non so... Fai una cosa, Andrea. Ci da Steam. Ah, dice che sia Steam? Fa parte tutto da fabbrica. Fa parte di Steam. Poi fa la parte di Steam. Magari è Steam che te lo... Ti rompe il coglione di background... Non lo so, perché poi ripeto, fa, non hai scheda video a memoria, cioè abbastanza memoria nella scheda video. Cioè cazzo, se Borderlands 2 mi pompa più memoria di scheda video... Ma non lo fa a me che ho uno 3080. Alcune modifiche, sì, del repository sono state salvate, per salvarle, sì. No, ma gli altri giorni, cazzo, non lo... Ma che risoluzione me l'ha messa. Sì, però ho visto che questo si era mosso. Io gliel'ho detto a 1080. Prendo l'ansia. Me l'ha messo a schermo... no, me l'ha messo a schermo intero.
E qui ovviamente la risoluzione però non me la fa vedere. Vabbè. Però... Vabbè. Riproviamo. Io non so cosa ragazzi sta succedendo. Io ho le creature, tu hai le armi. Facciamo un po' di soldi. Non so davvero ragazzi che ca... Non sono le cash? Ma non dovrebbe fartelo il PC. Ragazzi, che ne so che cazzo. A parte che ora mi sembra anche più fluido. Quanto mi ha messo, oddio, quanto mi ha messo di FPS. E infatti 7 FPS. Grazie. È arrivato? Ma sei sopra tu? Qui Capitan Cabrera, io ho le creature, tu hai le armi, facciamo un po' di soldi. Non so che cazzo sta succedendo, io più che altro è che un gioco del genere questo PC neanche dovrebbe sbagliato, dovrebbe, non dovrebbe neanche sentirlo tra le altre cose. Infatti penso, aspetta, e metto le cioè ragazzi, CPU utilizzata 20%, velocità di ventola è bassissimo, temperatura 40 gradi. Io non so dove dove ci sta il problema. Vabbè. Ma dammi il messaggio di tutti i giocatori. Ok. Mirko non ci ha salvato niente. Guarda il round 1. Già, perché non esco salvando. Però cazzo, ma gli altri dovrebbero averle salvate comunque. Non ti salva tutte le volte che si finisce uno. Eh no, perché guarda, c'è scritto strage creature round 1. Non sto capendo veramente ragazzi stasera che cazzo gli è preso. Ripuliamo come al solito. Magari qualche conflitto temporaneo. E in realtà c'è scritto della memoria della scheda video. Ma ragazzi, ma ora voi non lo vedete, ma io lo faccio vedere anche a Mirko. Cioè, questo gioco la scheda video non se l'ancula. Addirittura mi dice anche quanto sto utilizzando di processore. Io utilizzo il 5%. Nella parte prima che era tipo impiegata era il 30%. Cioè, ecco, come è possibile? Ehi, Moxie ti ha detto nulla di me? È bello che fino alla fine tutti quelli che fanno queste gare qui... Ah già, è vero, fammi andare a svuotare. Che fanno tutte queste gare qui, le fanno tutte per attirare l'attenzione di Moxie. C'è... una mod tua, danno esplosivo più 22%. No. Ti rimetterò in sesto ogni
Cosa ti interessa del mod tuo? Granate e di tanto dei tempi di qui. Con tutto la scuola. Quello di granate posso. Parlo. 5-4 vedi. Darci dentro con la tenerezza. Vabbè, se riprendo a pizza. Ah già, ce l'avrà dato anche il coso. Vabbè, ora proprio si guarda. Non ci ha preso niente Mirko, te lo dico già. Neanche il simbolo della cripta. L'ha preso semplicemente dal momento in cui abbiamo superato. Ah, cos'è? Perché tu riuscì a fare il salvadesh. Ah, giusto. Perché abbiamo una sperta. Probabilmente si vedete la mia. Io davvero non so che cazzo ti stai pigliando. Perché a me poi mi ha fatto ridere. Hai poca memoria video. Ma mi prendi in giro. È successo? Ah, ti sei incantato. Esatto, ma era arrivato prima che è andato talmente di culo il cosa con le granate che facevo critici a manetta e ha fatto quelle del. Ma già ora c'è quello definitivo che decide di. Ma allora anche prima si era buggato che ce l'aveva dati due. Dei super, de super duro prima, non ce l'aveva dati due prima. Non c'è male. Là si stava buggando, stava sminchiando tutto prima, Mirko. Mi dava doppie cose. Oh. Probabilmente era come se il gioco lo facesse partire due volte. Allora per forza mi. Eh sì, lo sai che può essere. Guarda. Guarda tempo di recupero non usavi quello. Sì. Però è più almeno. E poi quello della squadra di tempo di recupero lo tengo perché è fottutamente utile per entrambe. Tutto. A meno che non trovo poi una mod leggendaria, ma allora quello è tutto un altro discorso. Ma no, ma sicuramente Simone, perché basta vedere qui. Qui ci dava doppie ondate tutte le volte. Infatti, visto che stanno durando meno. Ci dava doppi nemici. Boh. Secondo me il gioco si è. Ma vada retta a me. Si è incasinato tutto per via della quest di ieri. Oh. Fammi sapere se qualcosa cattura la tua attenzione. Hai fatto un ottimo lavoro là fuori. Perché secondo me sei rimasto incasinato perché non ho chiuso la quest a metà ed è rimasta quella cosa di Jack ed è entrato nel loop. Ah, i programmi. Quindi ragazzi, pro memoria. Finitele sempre le quest, non lasciatele mai a metà. Come muore, che io sono bello come vendere. Poi che sia stato quello il problema, non lo so, lo spero. Hai trovato delle righe? La Toto ce l'ha dato normale. Sì, ma la prima era duro. A meno che deve ancora venire. Pronto per un po' di violenza. La cosa più importante è che è pure vero quello che ha detto. Silenzio! Siete pronti per un po' di violenza?
No, perché la mia foto non è più del tasto di animali, se ci... se ci pensi bene, è vero. Cioè, per l'opinione pubblica, cioè, se quell'animale ha cercato di uccidere, è di peso. Beh, hai ragione, però se questi sono messi poveracci in cattività. Sì, in realtà non vai. No, perché lo metti nel contesto. Poi ovvio, è sempre la stessa gente che si cazza a portare il feedback dandogli del maledetto calciatore di Frodo quando ha fatto la foto con le... io, allora, no. Io posso essere sincero, io in quei casi, come sempre, aspetta, ho trovato una cosa per lo psycho. No, niente. Vorrei essere sempre, come si dice, una zanzara per vedere. Che cazzo mi ha colpito? Bello, bello, bello. Cosa hai ammazzato qui che c'è una marea di roba? Tanto scag su Roma da fa. Ma qui va qui freestyle. Ma qui va qui round. Quanto duro? Dimmi se c'è l'amico, c'è uno qui sulla destra che è piccolo. Sono io che non so se ce la faccio. Attaccati quei guanti di carne. Dopo che prendi via come l'hanno pensato, non so perché non l'ho mai fatto. E mi sono un coglione. Perché? Non ho mai usato praticamente la build come test. Perché? Devo cagare granate. Letteralmente. Devo mangiare proiettili e cagare granate. Ora dai. Oh! Quante volte oh! Quante volte mi hai visto andare in lotta per la vita e quante volte, cioè, quante ne sto ammazzando? È un bel po'. Rispetto a un gioco di soldi. Metti una buona parola per me con Mossi, eh? Però il passaggio di livello mi sa che me l'ha tenuto. E sempre, come diciamo sempre, ma qui si può andare sempre lì? Le due entrate? No, per quello. Ah, no, è vero, c'è cosa la tribuna. Che bello che ce l'hanno voluta mettere e poi non c'è niente in realtà. No, forse lì ci vanno i cosi, se muori. Vanno quelli del party che muoiono. Come qualcuno è riuscito a aiutare. Ah, guarda, laggiù, guarda. Ah! Ora. Addio! Poi in realtà questo serve letteralmente per farti vedere i vari tipi di animali del gioco. E poi le vetture di verdure. Sì, no, ma nel senso. L'unica cosa positiva che c'ha questo qui è di pezzi di molti altri giochi che ovviamente buttano all the X e basta. Queste hanno sono tematiche, le due sono tematizzate e tuo prezzo. E il secondo ti serve proprio per farti vedere tutti i tipi di mostri presenti nel gioco. Infatti c'è quello con i banditi, quelli con le cose ai piedi, quelli con le. Che c'è? Questo con gli animali. E quello con robot Hyperion e quello primo che si è fatto era quello con banditi poi. Primo sì. E l'ultimo, poi l'ultimo è quello con. Poi c'è il terzo che è quello con robot. Primo ma... banditi, secondo animali e terzo robot, che poi sono le tre tipologie del gioco. Esatto. Ma vabbè. Ah, caga il caso, ma. Ma su Borderlands c'è pochi nemici.
raga, è comunque uno shooter, cioè non è un pochi nemici, pochi vari belli nemici, alla fine è sempre tipo bandite, dai, il gioco è quello. Beh, è come dire, non lo so, in Call of Duty zombie, se sempre, combatti sempre solo con gli zombie, proprio quello. Devo essere sincero, per quanto effettivamente se ci vai a pensare sì, però ogni tipologia ha 700 sì, varianti. Sì, cioè, a parte quello, ma poi anche cioè, come ha fatto questo di livello di nuovo? Ma perché non me l'aveva preso infatti. Ah, quindi sei di 25. Sì. Perché te quanto sei? No, sono di 25, io, ma come le cose qui? No, ma comunque comincio a sospettare che davvero il gioco stava andando. Comunque devo essere sincero, se è vero, complimenti per la scheda video che l'ha tenuto fino adesso due volte, cioè il gioco che processava due volte. Vabbè, questo è anche quello che tranquillamente dopo due volte che ci ha detto qua. Ah no, ma ci sono... Ah già ragazzi, voi non dovete. No, cioè una volta abbiamo fatto un'intera live di pomeriggio, che era sempre con Diablo. Giocate tutto, finisco la live e tutto e faccio, ma perché c'è il simbolo di Fallout? Guardo, avevo lasciato Fallout 4 acceso io e avevo giocato tutto il tempo a Diablo 4. E Mirko mi ha guardato e mi voleva picchiare. Ehi, Moxie ti ha detto nulla di me? Trovi energia e scudi proprio qui. Ci vedremo presto di sicuro. Cosa hai fatto il dust? Ah, sì, è quella di Mordecai per andargli a prendere la birra. Giusto, giusto. E tra le altre cose anche quella che stiamo facendo qui è per Mordecai. Questo dovrebbe essere l'ultimo, se non ricordo male. Infatti, l'unica cosa che posso dire magari. Già, che ora c'è il mega trash. L'unica cosa che posso dire che mi piace poco di questo, e secondo me l'hanno visto. Sì. Allora? Ma tu freestylo rock round come bello fa la faccia come bello il signor Trash. In realtà poi i tentacoli di lui ti danno una mano enorme a fare critici. Vai. Merda, ok. E adesso che spunta il mega trash? Allora c'è un altro round. Io mi ricordavo che questo finiva tutto col mega trash. Ah, questo round.
Yeah, dai, zitto, zitto, zitto. Eccolo. Meccolo. Terzo ecco. Però soffri le esplosioni, è una merda. Yes. Ne soffre però le esplosioni il merda, Da un po'. Nico prende, guarda un po' se c'hai energia da prenderti in giro. Energia. Non una qua in fondo se ti vai a ricurare. Per esempio io quando vado poi in corso e uccido qualcuno mi fui. Paradossalmente averlo anche ottimizzato con Nvidia che gira anche meglio. Are you ready? Secondo di logica. Era sopravvivere, infatti, guarda un po'. E come tutti i cosi vi danno roba dei cotti. Non contiene latte? Quello io me lo terrei, visto che anche Turgo. Acquista da me se vuoi vivere. Torna quando vuoi. Anche se sappiamo tutti che il lanciarazzi è quello grosso grosso in culo. Guarda. Oxi. Ah, ok. Mi vede proprio la scritta Moxie, fai vedere. Proprio Moxie. Ah, lo vedo. Ma... ah già, è vero. Leggi, gente, aspetta. Hai sentito? È quello di Jack che fa, ah, no, non preoccupatevi, siete venuti qua, non vi faremo niente. E Jack che fa, ah, perché mi fate leggere questa roba? Ce lo sanno benissimo che sono venuti qua e gli faremo del... questa è una cazzata, eh. Sai chi effettivamente chi mi ricorda Jack, Anson Jack? Tenendo conto quello che stiamo guardando ultimamente, è Homelander. Ah no, ecco fa, benvenuti qua che noi qui con voi cercheremo nuove cure per la medicina, per malattie, fa. Ah, non lo sanno, fa, lo sanno benissimo che li muteremo dei mostri. Ragazzi, io lo so, sono ripetitivo, ma ripeto, c'è un motivo perché Jack il bello è il miglior villain mai creato. Io, allora, ad oggi... devo essere sincero, nei videogiochi, per mio gusto, non ho ancora trovato un villain superiore a Jack il Bello. Per quanto anche, come si chiama, quello di Far Cry 3? Ah. Buzz, bello come villain, ma non è Jack. Ragazzi, Jack è onnipresente, cioè lui è il cattivo che ci crede davvero. E sa, è così convinto che vi aprirà il culo di essere lui il buono... e addirittura vi è costantemente dietro a ricordarvelo costantemente. È perfetto. Non sei stronzolo. Ah. Vabbè. Eccoti lì. Vuoi fare il ganso? Perché li sto prendendo io? Non sono più dentro.
Ma il mega duro? Ok. Ancora. Grazie, abbiamo appena fatto fuori il mega duro. Ora, per scanso di qui, vi ci facciamo vedere quello che abbiamo detto l'altra volta. Quelle blu le figlie, perché le vendo. Ci saranno sempre anche cose qui. Ah, ecco. Immagino in realtà l'hanno corretto e ora ci sono sempre i robot, no, a parte me. Però non mi ricordo veramente, la missione che non devono fare era quella principale o quella di recuperare cose? Di recuperare... Ok. E poi dicevo la missione secondaria. Infatti ora se venite qui vedete non esce niente purtroppo, mentre se no qui qualsiasi cosa avreste aperto gli avrebbe cagato. L'ha trovato? Per te. Per me. Ah, ah. Buona ma non buona. Ah, cazzo, ma non è quel viola, quello lì è il rosetto che è quello high tech. Quelli high tech non ce lo sai qual è il problema di quelli high tech. Che sparano e poi non parte subito l'effetto. Che cosa? Ah, le casse! Vabbè, ma a te che cazzo te ne frega? Tanto a te non, tanto a te non ti vuole bene nessuno. In realtà è a Mario che non li vogliono bene, brutti stronzi. Cosa gli avete fatto del terzo, eh? Maledetti! Vergogna! E per chi non lo sapesse lo capirete quando faremo il terzo. Bastardi. Perché di tutti proprio loro? Cioè, c'era il maledetto Axion, tanto non, quello non troncola nessuno come personaggio, no? O no? Ancora mi rimane il mistero del perché hanno scelto Zero e Maya, che comunque erano tra i due più giocati, ma non Salvador. Infatti non sbaglio, no? Secondo me forse cos'è, qual è stato il problema? Che Salvador non lo può far parlare? No! Neanche Zero, se per quello. No, non butto il cazzo. Secondo me, e queste cose sono plausibili, probabilmente magari il doppiatore o appunto quello che dà la voce a Salvador magari non era reperibile per il gioco di Borderlands 3 e pur di non magari invece di dare un'altra voce a cazzo che quella di... cosa è molto tipica, la cosa è che c'è, magari non ce lo mettiamo o che poi magari si riesce perché a quello si mette su un DLC. Se non ci sa aspetta che se no io... perché poi ti ricordo che anche in Borderlands 3 hanno fatto Berta Mox of Capture per il coso, e se non c'è l'attore di sottofondo alla fine deve avere un po' un problema, quindi magari sono detti invece di votarsi i coglioni non ce lo si mette, si fa prima, tanto comunque di personaggi ce n'è e va bene così. Ma questo è la tua Nemesis. Ah sì, perché è resistente. Beh, però posso fare questo io. Amico mio, non sono. Non c'è nessuno che è la mia nemesis, sono io che sono la nemesis di tutti. No?
Meno. Io sì. Meno, dice. Mi sono domandato, ma c'erano anche leggendari quelli? Gli artefatti iridiani, sai, mi pare di no. No, mi pare di sì, e infatti ne trovi solamente uno, che è quello che te lo dà il Terramortus. Ed è l'unico modo per fare la sfida di metterti tutti i leggendari per il quale c'è. Ah, ok. Ma è vero, si era droppato, perché mi ricordo di averlo buttato giù il Terramorphus, io me lo ricordo tranquillo, me lo ricordo perché è stata una di quelle volte che abbiamo orgasmato tantissimo. E tra le altre cose, neanche dopo aver fatto la seconda difficoltà, mi pare che quando si è fatto tutto il gioco siamo andati a farlo. Perché mi pare che se fai tutte le espansioni, compreso anche l'ultima, ci arrivi a 60. E il Terramorphus mi pare che chiede 60, non 70 di livello, no? L'ha rifatto. Non lo so. Ma è bello perché me lo lascia attivo, però. Ma c'è qualcosa che me lo è aperto. Ora, a parte OBS. Come dire la camera HUD? Ah, giusto. Io, ragazzi, non so. Perché arrivo a un certo punto e fa quello. Oh, non c'è nient'altro aperto. Ti vedo che ti foto di cuore, non so. Scusa, ma se fai alt e tab, alt e tab? No. Ma lo lascia aperto, ma non capisco il perché. Ma lo mette dopo poi, tra le altre cose, vedi? Team client, web... quella è una roba di... Io per lei è una roba... Ormai proviamo, tanto siamo allo stesso... Attività moderna per efficienza... La tua efficienza abbassa la priorità di processo e migliora l'efficienza energetica, ma potrebbe causare? No. Devi diverso di me. No. No, sono, non sto capendo che cazzo sta succedendo. Cioè, che poi mi fa ridere, perché ripeto, abbiamo giocato un'intera giornata fino... Poi adesso nemmeno la prima, siamo a... No! 13, infatti non so perché sta succedendo. Aspetta, scusate, vieni un attimo qua. Proviamo a vedere un attimo se... È proprio un problema di Borderlands. Allora, intanto fai vedere se mi ha lasciato quello che avevo cercato. Questo... Se metto border lens 2, cioè me l'ha dato direttamente. Ragazzi, c'è tra gli errori, è riconosciuto addirittura con la 2070. Scusate, Vediamo un attimo, lo stesso problema con la 2080, di solito mi schianto dopo aver giocato un'ora, ho provato una soluzione alternativa ma finora ho sempre ho giocato in 4K con tutto il massimo, il gioco utilizza malapena 3 giga di memoria, mi si blocca ancora, infatti sì, sarebbe bello che il game avesse questo problema. Il problema probabilmente è causato dalla physics, quando è impostato su alto prova a impostarlo su medio e su basso, ma io mi pare l'ho chiusa, sì.
E segnala se questo ha risolto il problema. Da quello che ho scoperto, il problema è che Borderlands 2 è stato codificato pensando a 32 bit, quindi può utilizzare solo una quantità limitata di RAM. Quindi quando mescoli 4K con le impostazioni massime, si blocca la GPU. Se la GPU ha più RAM, c'è qualcosa chiamato patch da 4 giga che potrebbe aiutare, ma ho ancora bisogno di provare la lunga sessione per vedere che. Se no, le uniche soluzioni posso vedere se abbassare il video con la soluzione. Perché questo non ha influenzato allora la patch da 4 giga, ma questo vale per la RAM. Si sta. Le persone dicono che il loro gioco. Allora, ok. Vale la pena provare. Finora l'unica cosa che ha funzionato per me è abbassare la risoluzione a 1040. Ho giocato 5 anni senza problemi. Una volta che. Ok. Potrebbe essere il caso che RTX utilizzi più VRAM, in quanto che ho fatto funzionare abbassando la FIGS, non è l'ideale, ma funziona. Proviamo a mettere questo. Avendo lo stesso problema con la 28, non ho notato il problema fino ad oggi. Mentre giocavo, forse. Ma infatti poi è casuale, quindi. Porto tecnico. Porto la costante. Così inizia la parte, la testatura 4K non aiuta. Questo deve essere. Ecco il supporto tecnico, lamentarsi. Non esiste neanche più. Beh, non esiste neanche più il supporto tecnico. Proviamo, ragazzi, proviamo a provare questa cosa. Metti supporto a medio. Proviamo questa cosa della physics, abbassarla a medio, addirittura a basso, visto che sono. Ma te, infatti, ci sono resti a infatti. Qual è la fine? Ma infatti effetti bassi io ce l'ho. A parte scusa che ritorna su e te l'ha rimesso a quello. Alla 1080. E giù. E c'è scusa, una... prova a metterla a medi. A medi. Dai, applica. Ora, casomai, proviamo una cosa. Tanto abbiamo solo lo stesso posto per gli ultimi 10 minuti. Io non so. Ah, a quanto pare comunque abbiamo appena scoperto che la textura 4K con le nuove tecnologie crea questo problema. Questo è il problema delle software house che fanno remaster invece che remake. Ovvero semplicemente buttano text in alta risoluzione, allargano in modo artificioso la risoluzione del gioco e mandano tutto a puttane. Dicevo, casomai proviamo a fare il contrario, io entro in partita e poi entro nella mia, tanto siamo su. Quindi cosa faccio, così? Ah, ma sul mio... Mette partita. Ma non penso sia il problema perché ti sto ospitando, però... No, ma più che altro è perché almeno io ho salvato. Faceva parte dei Crimson Rider. Mi sei già bloccato. I suoi metodi non sono io non, ragazzi, non riesco a giocare stasera. Non so cosa sta succedendo. Vediamo se troviamo altre soluzioni. Ragazzi, mi sa che stasera bisogna cercare queste soluzioni. Si guarda se si trova, almeno si dà anche una mano alla gente. Fix? Allora, come risolvere la RAM? Se su video sono esauriti, come risolvere la RAM? No, ma non mi interessa questo, mi interessa proprio di Borderlands. Ah già, è vero, perché non gli ho messo quello di Borderlands. Ecco qua. Borderlands 2, ma aspetta. Detto qualcosa? Penso lo dica lui nel video, ma se è in inglese c'è quello che mi dovrà qualcosa. Allora, allora traduce, questo è di quando è? Di 3 anni fa, ha detto. Sto giocando Borderlands 2, messaggio che ho salito la memoria.
Però è difficile credere di avere effettivamente se ne ho, ma qualcuno sa come risolvere cosa. Probabilmente il problema tecnico di physics, imposta lo subbasto. L'ho fatto. Ho provato a mandare le postazioni e video del gioco. Risoluzione inferiore, fixis, low media. Aggiorna. Hai provato il pannello con non invito impostato su physics. Posta physics su GPU. Il calcolo e fogliame dei proiettili inferiori. Disinstalla le trame HD. Sfortunatamente un bug su sistemi di fascia alta. Aspettate, proviamo a fare questa cosa qua, dai. Allora. Ah già, aspetta. Giusto. Quindi sì, è un problema riconosciuto e la cosa non ha fatto niente. Allora, vabbè, 1080 dovrebbe andare bene. Vabbè, John Driver, il pannello di controllo in video dovrebbe essere questo, no? Allora, configura physics. E questo, giusto? CPU ha detto, no? No, GPU. Invece, quindi secondo. Ok. Applica. Poi. Impostazioni. Vedrai che l'hai messo più fatta. Allora, questo. Bassi. L'80. C'è anche quello del fogliame. Sì, sì, guardo. Poi risoluzione inferiore, vabbè, 1080. Vabbè, aggiorna driver. Di calcomanie, dov'è? Allora, fogliame. Sì, metti vicino. Poi quell'altro, quello dove si vede? Quale? Sarà texture. Questa texture. Proviamo a mettere medie. Di fogliame, ah no, quello di calcomanie dei proiettili, è vero, un'altra cosa questa. Di calcomanie dei proiettili, mettiamo no. Poi qualità texture, ok, ci mettiamo, dettaglio giocare, visuale bassa. FX che cos'è? Effetto grafico che riduce la scanalatura dei bordi, disattivalo per ottenere prestazioni migliori. Proviamo anche a levare questo, ragazzi, si prova... Cioè, è possibile giocare a qualità infime? Questo è il problema delle schede dei video che andando avanti, cagano indietro i giochi. E riproviamo. Aspetta, qual è quel lato che abbiamo avuto lo stesso problema? Che era un gioco che alla fine di Borderlands 1. Sì, infatti è stato un problema. Ho dovuto mettere tutto a 1080 perché sennò il gioco ti andava a 2. Cioè mi andava letteralmente a 10 fps. Hai ragione, tanto ormai sono le 22, hai ragione. Sì, però stasera, vabbè, volevo provare a 2 secondi se almeno funzionava. Vabbè, sì. Cioè, guarda dove mi ha messo. Ma mi hai rimesso un'altra volta? No, mi perché sono 60? Perché era più. E poi tanto non lo posso scoprire così. Ah. Vabbè, dai, facciamo così. Tanto è inutile, almeno intanto salvo. Intanto lo scopriremo domani e niente, quindi se vedrete le puntate che piano piano diventeranno dei mosaici, il motivo è questo. Alle brutte guardiamo se dovrò anche abbassare le texture o altre cose, ragazzi, però è fuori di te, cioè, ma Gearbox, ma porca troia, cioè, ragazzi, io allora questa cosa la dovete vedere perché questa cosa è da far vedere in live. E raga, non è possibile una cosa del genere, è fuori di testa. Per me è fuori di testa, cioè, allora, fammi vedere, dov'è? Borderlands 2, cioè, ragazzi, vi faccio vedere una cosa.
Vieni, vieni anche te, Mirko. Andiamo a scrivere insieme. Ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Guardate, guardate. Non so se lo leggete. 2023, 2021 è un problema che c'è da quando hanno messo le texture a 4K. Quello sotto è del 2019. Poi c'è 2022. Questo quando è? 2019. Ragazzi. Cioè, addirittura c'è tutta una parte Steam. C'è tutta una parte Steam che questo è 2019, ragazzi. C'è tutta una parte Steam. A vedere se c'è qualcuno che lo perché non mette in giapponese? Qualcuno di più recente? E quindi, scusatemi, 2021, 23. Scusatemi. Rimuovi il pacchetto grafico HD se installato, avvia il gioco XE direttamente anziché tramite il launcher, che sia davvero il pacchetto alta risoluzione o CPU, se è la CPU. Quindi guardare due, ok, se guardi, se uno, se continua a non funzionare probabilmente sei fregato, per te e il tuo amico che ricevono lo stesso errore, le correzioni comuni non funzionano per nessuno di voi due, è strano, però sei sicuro di averli fatti correttamente? Se hai provato tutti questi, rimuovere il pacchetto grafico di avvia il gioco XE direttamente anziché tramite launcher, se Nvidia controlla il pannello di controllo imposta, ok imposta e fissi a low e assicurati di disinstallare. Disinstallare addirittura il pacchetto HD. Vabbè, questo. Ok, ora si guarda noi per i cazzi nostri. Noi vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Ci vediamo domani. Sperando di aver fissato. Che ragazzi, cioè, per me è fuori di testa una cosa del genere. Cioè, il PC che avevamo prima lo teneva tranquillamente. Questo, che è praticamente due volte più potente, non lo tiene. Cioè, io una cosa. E per questo che io e Mirko continuiamo a dire le remastered, non so se non le rapporti.